Faccio il giornalista, lavoro nella redazione esteri di Radio Popolare e sono un collaboratore storico della rivista Africa. Quando è nata la rivista Africa, questo è difficile perché penso che abbia un centinaio d'anni, è nata con i missionari Padri Bianchi, che furono una delle prime congregazioni che inviò missionari in Africa. Sì, l'idea di fare una mostra sulla schiavitù è nata proprio perché nell'immaginario collettivo, nelle valutazioni, nelle conoscenze, diciamo così, dell'opinione pubblica, la schiavitù è finita, non c'è più. In realtà in questo nostro mondo la schiavitù continua ad esistere per in molti settori. Pensiamo solo a una cosa: noi viviamo in un mondo in cui il Belgio, piccolo microscopico paese in un continente abbastanza piccolo, un paese, il Belgio, sovrappopolato, che non ha materie prime, che non ha nulla, eppure la sua popolazione è una delle popolazioni più appagate del mondo. L'Angola, per fare prendere a caso un paese, grande 4 volte l'Italia, con pochissimi abitanti, 14 milioni circa, ricco di tutto, ha una delle popolazioni meno appagate del mondo. Evidentemente c'è qualcosa che non va. Gli angolani vivono al di sotto delle loro possibilità e i belgi al di sopra. Ma se le materie prime che servono per lo sviluppo sono in Angola, evidentemente noi le paghiamo meno di quello che in realtà valgono. La schiavitù e poi il colonialismo nella storia servirono proprio per far pagare meno, far costare meno le materie prime che finanziarono lo sviluppo dell'Europa. Cotone, caffè, cacao, minerali, carbone, petrolio, e la lista potrebbe continuare. Attraverso le immagini si fa educazione. Le immagini parlano, le immagini raccontano frammenti di realtà che fanno parte di storie più complesse, e quelle storie vanno conosciute. A volte aiutano chi come me fa il giornalista, le immagini aiutano a supportano quelli che sono i racconti che il giornalista fa, i reportage. Le immagini parlano in modo molto più diretto e molto più sintetico. Ecco allora la necessità di fare una mostra fotografica sulla schiavitù. Io credo che addirittura si dovrebbe andare avanti. La schiavitù è tanta nel mondo. Chi fa il mio lavoro e quindi viaggia, la schiavitù la incontra in continuazione e anche in ambiti veramente insospettabili, quindi bisogna parlarne, non c'è dubbio. La schiavitù che deciderei di eliminare immediatamente è una schiavitù con la quale mi imbatto in continuazione. In paesi africani l'Africa è uno scandalo geologico, a tutte le materie prime che servono per lo sviluppo, quelle che sono servite nel passato per lo sviluppo, pensiamo al caucciù, al carbone, pensiamo oggi al petrolio, pensiamo al futuro, le terre rare, il coltan, eccetera. Bene, tutte queste materie prime vengono estratte in grande maggioranza da bambini minatori. Bambini perché sono più incoscienti, vanno sottoterra in condizioni di totale insicurezza perché appunto sono bambini, poi sono più piccoli, si deve scavare meno. Ecco, quella è la schiavitù che toglierei immediatamente, e bisognerebbe fare una cosa subito: fare delle scuole.